nessuna difficoltà per la Folta Rugate, che domina la partita facendo risaltare tutta la differenza tecnica tra le due squadre. 6-0 per rilanciarsi tra le candidate al titolo. Una buona cinisellese cade sul campo dell'Hydrostar per 2-1. Ospiti che partono forte e verso la fine della prima frazione trovano il vantaggio. Secondo tempo di marca Hydrostar, che prima pareggia e poi trova la rete della vittoria grazie ad uno sfortunato autogol. Torna la vittoria al Saroco Seregno, che travolge per 4-2 il San Luigi Bovisa. Partita impreziosita dalla punizione fantastica di Veronique Orlandin, che chiude il match. Solito Don Bosco Carugate, bel gioco, ottima organizzazione che non produce punti. In casa contro l'OSG 2001 si deve arrendere per 4-0 con la solita Valeria Balconi che sigla una doppietta. Rimane la mare in bocca al settimo calcio, vicinissimo al colpaccio contro il T-Sport. 2-1 fino all'ultima azione, con il pareggio ospite arrivato nel recupero con Manuela Tolda. Monday Night stile Premier League anche per l'eccellenza femminile, in cui la Poli Senago trova una vittoria in zona Cesarini, 3-2, che condanna l'oratorio Cesano Boscone a tornare a casa a mani vuote. La nona giornata si chiude con il sonoro 13-0 del PCG Presto contro una Prolissone che si arrende troppo presto alla forza delle avversarie, a segno 6 giocatrici con il poker targato Virgallito. Continua a segnare salendo a 15 gol Valeria Balconi, entra nella top 5 anche Martina De Fino della Polis. La centrocampista Cinzia Lamperti continua ad impressionare sui campi di gioco, comandando la graduatoria migliori giocatrici, con la bomber Somaschini a ruota. L'Idro sarà a 20 punti, si deve guardare le spalle dell'OSG Wendy a 3 lunghezze con 2 gare in meno. Cercano di tenere il passo PCG Presto, Folca Rugate, San Luigi Bovisa e Team Sport. Esce dalla zona card la Poli Senago, mentre settimo e Cesano Boscone rimangono impaltanati nella corsa a salvezza.